Nella giornata dello scontro tra Big dal passato illustre, specie alle tante sfide viste all'opera in Serie C, il Rimini deve rimandare l'appuntamento con le maglie a scacchi biancorossa, arrivate in settimana tra l'altro in Montevarchi, infatti indossa la casacca tradizionale rosso-blu e oltre alle maglie Muccioli deve rinunciare allo squalificato Allotti e alle acciaccate Ambrosini, Cola e Valeriani. Per Francesco Scotti si tratta della classica partita da ex. Al secondo, Rimini subito pericoloso con Simoncelli che, servito a Buonaventura, chiama il portiere del Montevarchi Pellegrini alla parata a terra. Ancora biancorossi in avanti con un tiro cross dal vertice destro dell'area d'opera di Buonaventura che esce non lontano dall'incrocio dei pali. Lo stesso attaccante al minuto 24 ci prova da poco fuori aria con la palla di pochissimo al lato del palo alla destra di Pellegrini. Al 25esimo il Montevarchi passa in vantaggio con Fofi che ruba palla al limite a Montanari e tutto solo può bucare la rete di Scotti. Il Neri ammutolisce nell'occasione e Rimini si trova sorprendentemente sotto mentre il Montevarchi inizia a credere nell'impresa di giornata. Anche se la risposta dei Rimini è fulminea e passa dal colpo di testa di Petti sugli sviluppi di una punizione con la palla che esce d'un nulla alta sopra la traversa. Dalla parte opposta si prova su punizione Gorini, ma la sfera termina alta. Pochi minuti più tardi arriva la conclusione di Cicarevic, troppo centrale per impensierire Pellegrini. Finisce qui il primo tempo senza nemmeno un secondo di recupero. Nella ripresa si parte da dove era terminata la prima frazione di gioco, dal piede caldo di Cicarevic che dal limite spara di poco alto. Rimini che insiste, Simoncelli ha la palla buona sul terreno di Buonaventura ma scivola al momento del tiro e sparacchia in curva. È la volta del Montevarchi che al 13esimo dalla parte opposta si rende pericoloso con un cross tagliato verso la porta di Hilson C. Scotti ci mette la mano e alza sopra la traversa. Al 21esimo Simoncelli lanciato da Cicarevic viene atterrato al limite dell'area di rigore. Ammonito Schiaroli, punizione dal limite per il Rimini sulla palla va Cicarevic che va alla battuta, gran parata di Pellegrini che toglie la sfera dall'incrocio rifugiandosi in corner. Da cross alla bandierina, colpo di testa di Simoncelli che termina alto. Ci prova anche Di Stefano da fuori area conquistando il corner. A 10 della fine il Rimini previene al pareggio, dal corner di Righini confusione in aria, nella mischia Biagi infila la propria porta regalando a Rimini un pareggio meritato visto l'evolversi della gara e forse anche inaspettato. A 3 minuti della fine arriva la punizione al limite di Righini che sfiora la traversa, niente di fatto, la gara termina qui, Montevarchi resta ad approfittare di un Rimini sornione andato in clima natalizio troppo presto e in vena di regali per un Montevarchi che ha rischiato con il minimo sforzo di portare a casa l'intera posta in palio.